Ciao amici senpai, sono Loki ed è da molto tempo che quest'indice non è coperto da qualcosa, ma non il mio naso, ma dal guanto di Thanos. Sapete che Thanos è uno dei peggiori nemici di Spider-Man. Quindi andremo ad attivare il guanto dell'infinito, che serve soltanto per chiedervi un mi piace. Se lasciate in questo momento un mi piace, in questo video distruggeremo questa torre di Spider-Man. E come lo faremo? Lo faremo esattamente col guanto dell'infinito. Quindi che aspettate? Dovete disintegrare con me il tastino dei mi piace, come io farò con questo Spider-Man in questo momento. Guardate, si sta disintegrando letteralmente e diventa sabbia, proprio come nel film, quando Thanos schioccò le dita, tutto, anzi, la metà delle cose, si trasformò in sabbia. E qui ha già fatto un bel casino, guardate, sono totalmente nel deserto. Povero Spider-Man, l'amichevole sabbietto di quartiere. Ma adesso penseremo a cambiare mappa e vi farò vedere la vera devastazione del guanto di Thanos. E come se non bastasse una bella picconata nelle Facciamola finita molto velocemente. Spawneremo un tornado all'interno di quegli Spider-Man. Pronti? 3, 2, 1. Vai, oh mio Dio. La torre degli Spider-Man. Il mio computer. No. In questo video avrei dovuto distruggere, disintegrare le cose su questo Minecraft super realistico, e invece sto distruggendo il mio computer. Basta, esco veloce. Vi ricordate casa Stark? La casa di Iron Man? Se facciamo sparire anche lui? No, lui si sta disintegrando pian pianino. Guardate, ogni pezzettino sta volando in cielo e diventa sabbia. Ci metterò tantissimo. Poverino. Il guanto di Thanos è troppo forte. Troppo forte. Sentite tutti i cavi elettrici. Anche le pale, anche le pale. Perché mi state ovviamente sulle pale. Questo allora col piccone di Minecraft bisogna distruggerlo. Spam! Vi spacco le pale. Sono proprio un rompipale. Bene. Arrivati qui, c'è la macchina di Iron Man e possiamo o scendere giù dove ci sono le tute di Iron Man, oppure possiamo fare un ingresso. Permesso, Jarvis? Ciao Loki, sono Jarvis. Ti ha invitato. No, mi ha dato il permesso lui. Sì. Attivo autodistruzione in 10, 9. No, Jarvis, 8, tranquillo. 7, no, 6, disattiva 5, l'autodistruzione. 4, 3, 2, no, ti prego, 1. Jarvis. Eppure mi ha detto Iron Man: vieni pure a casa mia e distruggi tutto, E qui si va nel garage. Guardate il garage con tutte le tute di Iron Man. E qui c'è il posto dove possiamo cambiarle. No, non posso. Però posso farle sparire. Guardate. Oh, sta andando via l'elmetto. No, si sta distruggendo tutto. Tutina di Iron Man, non te ne andare. No, sto distruggendo tutti gli Iron Man. E anche Iron Man l'abbiamo ucciso. Abbiamo fatto Spider-Man, Iron Man e ora una normale casa di Minecraft, una normale macchina di Minecraft. Ecco qui. Che bella, fatta benissimo. Macchinina rossa, dove vai? Sicuramente non a schiantarti. Ti prego, no, che il meccanico costa un sacco. Tra l'altro, sapete cosa costa anche un sacco? Il tempo che ci metto ogni volta a trovare le chiavi per entrare in casa. Quindi stavo pensando, l'entrata è perfetta. Ok. Perfetto. Entrata perfetta. Ho sempre desiderato entrare in casa senza dover trovare parcheggio a Milano. Sapete che a Milano è difficilissimo trovare parcheggio. Comunque ho scoperto che si possono aprire le cose. Cioè io di solito per trovare delle robe distruggevo tutto. No, ho ribaltato tutto. Sento un orologio, mi dà fastidio. È questo. L'orologio a cucù. Zitto. Cu. Beccatelo nel cu. Cu. Basta. Vai, fino all'inferno. Schiavo tutto. Sento un altro orologio. C'è la maledizione degli orologi. Questo è uno specchio. Ma io non esisto, sono un vampiro. Dove sono io? Qua possiamo aprire le porte. Guardate chi c'è. Oh, wii! Va bene. Andiamo nel garage. Nel garage c'è un tappeto. Oh, che cosa ho trovato. Sapevo che c'era qualcosa sotto al tappeto. Abbiamo trovato, a parte questa manovella qui che si può girare. Si può girare? Se si gira cosa succede? Ma qui, guardate cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato, penso si possa scendere. Sono delle scale. Ok. Rompiamolo. È un vetro d'emergenza, si rompe sempre il vetro d'emergenza. Vediamo cosa c'è dentro il frigo. Oh,
Che cos'è? Goblaflin. Beh, provo a prenderlo. Vabbè, se non riesco a prenderlo, allora... Ok. Ah! Cos'è successo? Cos'è che ha messo dentro il frigo? Ha distrutto completamente ca... E c'è un... No, c'è il laboratorio anche sotto. Dobbiamo assolutamente andarci. Facciamo che io non ho toccato nulla nel frigo. Sono a dieta oggi. Il frigo non lo tocchiamo. Proviamo ad andare in giardino. Che si può o far così, scorrendo la porta a vetro. Oppure si può fare così. Ecco, è rimasto ancora un po'. Bravo, grazie. Ok, così si può passare un pochino meglio. Perfetto. Cioè, l'unico problema sarà d'inverno. Vabbè. E qui sotto... Oh no, è il miele! Ci sono le api che mi attaccano. Ti prego, dimmi di no, eh. Posso... Sento il rumore delle api, però mi dà fastidio nelle orecchie. Ti prego, dimmi che non ci sono le api. Oh, ci sono le api di Minecraft, le sento, sono arrabbiate. Aia. Oh, 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 oh. Le sento. Ah! Io per fare ste scene mi sto picchiando davvero, però. Apriamo il ripostiglio. Questa erba è altissima, bisogna tagliarla. No, ragazzi, posso tagliare tutta l'erba in un sol colpo, guardate. Ok, laggerà un po' forse. Sì, laggerà un bel po'. Guardate! Col mio guanto di Thanos sto tagliando metà dell'erba. Ragazzi, ma strarallentatore! Sta svanendo, pian pianino sta salendo e diventa sabbia, diventa polvere. Vedete, sto tagliando esattamente metà dell'erba. Comunque possiamo annullare e cade tutto. No, no, non te ne andare. No, televisore. C'era il mio programma televisivo preferito in TV. C'era Locky e Locchino, la sitcom più divertente del mondo. Proviamo a questo punto a rialzare questo tappeto, perché prima abbiamo distrutto tutto. Spacchiamo. No, 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 non volevo far così, volevo alzarlo. Volevo alzare, aspetta, alzati, alzati benissimo così. Ok, scendiamo giù per le scale e arriviamo all'interno del laboratorio. Questa volta però mi farò aiutare dal piccone in diamante, perché voglio capire cosa c'è qui dentro. Non c'erano delle lucertoline. Ok, meglio se non lo tocco questo. E io lo tocco. Ok, non è successo niente. Perché ci sono tutti questi cartelli di uscita? No, io voglio rimanere qui dentro. Questo si può aprire. Che belle luci ci sono. Altro che Minecraft RTX. Che bello. Voglio berle tutte. Voglio bere tutte queste pozzoncine. Chiudiamo prima che ne rompo una. Tipo così. Oh, mi spiace. Queste cose sembrano molto pericolose. Questo cos'è? I'm Mr. Meeseeks. Look at me. È il Mr. Meeseeks. È bellissimo. Carino, lo so. Sei tu. Ok, rompiamo. Liberiamo tutte queste creature poverine tenute in trappola dal terribile Rick. E dite che gli servono tutti questi schermi, tutti questi pulsantini. Via tutti anche questi. Ok, questo isotopo 322 mi sa che è molto pericoloso. Provo a prenderlo, ovviamente coi guanti, col guanto di Thanos. Oh, posso spaccarlo? Che cosa devo spaventare? Allora, lo sapevo, sarebbe successo. Ma cosa sta accadendo qua? Che schifo. Ah, sono tende. Sembravano delle altre cose. Adesso voglio fare un po' il pompiere e poi cambiamo subito mappa. Voglio prima di tutto provare la mia ray gun, la mia pistola a raggi. Me l'ha data personalmente Rick. Ma ho visto tutto sfocato. Ok, la macchina non esplode più. Perfetto. Avete visto Suicide Squad? Ve lo ricordate questo? Il polka dot. I pallini colorati che distruggono e bucano tutto. L'arma più letale della DC. Ok, però adesso che è un po' tutto in fiamme, c'è bisogno di un po' di acqua di Minecraft. Locky il pompiere. Il pompiere. Paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. E l'occhino di compiti ne ha da fare. Se non torna subito di là, gli do qualche... Non posso dirlo. Spegniamo tutto il fuoco che c'è in questa casa qui. Che presto mi cade in testa, è meglio scappare, non voglio morire. Altro laboratorio, non più di uno scienziato pazzo, ma di Minecraft. Cioè, c'era scritto che ero morto. Ma che senso sono morto? Così sono morto. Ragazzi, nel prossimo vi prometto che facciamo questo con gli SCP, con dentro Shy Guy e l'SCP-106. Scrivetemi qui sotto Shy Guy o 106 per il prossimo video. Scegliete quale SCP volete. Da Locky tutto, ciao! Che rottura questo video, eh.